Ciao ragazze! In questo video aprirò con voi le caselline dell'avvento di Essence Catrice e di NYX del giorno 2 dicembre. Diciamo che il giorno 1-2 lo vedete, non so se ce la faccio a caricarvelo proprio il 2 dicembre, che praticamente sarebbe oggi, oppure magari vedete tutti e tre domani, perché il calendario di NYX non mi era ancora arrivato, quindi ho aspettato perché voglio aprire insieme tutti e tre i calendari proprio nella giornata dedicata, se no avrei dovuto farli vedere prima quello di Essence e Catrice e poi magari quello di NYX. Invece sto aprendo con voi tutti e tre nella giornata dedicata, tutti insieme. E niente, iniziamo! Come per il 1° dicembre apriamo prima quello di Essence, in questo caso la casellina è questa qui, che più che casellina è una scatoletta rosa e il numero è sempre bianco come quello di ieri. Se siete curiosi di sapere che cosa ho trovato ieri, vi lascio nelle schede il link, sicuramente farò anche una playlist proprio dedicata al calendario dell'avvento. Comunque la scatolina è fatta così, quindi è tutta così con queste palline verde Tiffany, dorate, sbrilluccicose e verde. In realtà quelle sbrilluccicose sono solo disegnate, non sono in rilievo. Comunque vediamo cosa c'è all'interno. C'è una sorpresina dedicata al Natale. In realtà sto aspettando nel calendario di Catrice qualcosa dedicato proprio al make-up. E qua dice che sono praticamente dei... Penso, sì, degli sticker dedicati a Natale, vediamo insieme quali sono. Sono in totale 24, si possono mettere sopra i pacchi, in realtà bisogna stare attenti perché ho notato subito che si stanno già staccando, diciamo, dalla plastica, però vabbè, sono carini. Diciamo che quasi sempre ci sono degli sticker oppure dei bigliettini auguri nel calendario dell'avvento di Essence. Comunque sono tutti questi, sono davvero carini, che si possono attaccare sui pacchi, però diciamo che avrei preferito più qualcos'altro che non questi sticker. Come per il 1° dicembre, dal calendario di Catrice invece pescherò random perché c'erano delle bustine, ma io non ho voluto mettere niente all'interno delle bustine perché sennò vedevo proprio quali erano i regali. Comunque ne prenderò uno, cercherò di prenderlo proprio da sotto per non barare. Prendo questo. Questo è un ombretto. Fanno parte dei Pret Lumiere, che sono degli ombretti che ho, non so se questo ce l'ho già. È il numero 030 Dinner en Blanc, ha 2 grammi di prodotto all'interno, è made in Italy e ha 30 mesi di PAO. Sono davvero carini questi, soprattutto per sotto l'arcata sopraccigliare oppure al centro della palpebra per illuminare. Se dovessi avere qualche prodotto magari doppio, sicuramente lo regala mia mamma. Non hanno uno specchietto e le colorazioni sono fatte così, sono tutti molto luminosi e molto particolari secondo me. Comunque questo è molto, molto easy da tutti i giorni, proprio da sotto arcata secondo me, dà tantissimo sul bianco proprio come per il nome, hanno tutti nella soda scritto Lumiere, è molto molto luminoso, davvero carino secondo me. E non è neanche di quelli pacchiani, cioè si vede tantissimo, però diciamo che non è di quelli che, non lo so, dà fastidio sotto l'arcata, che sono un po' troppo, secondo me, luminosi e che magari si utilizzano con più difficoltà. Invece nel calendario di NYX apriamo la seconda casellina che si trova proprio a fianco a quella di ieri, è proprio qui. Diciamo che nel disegno non c'è niente di particolare, c'è il numero 2, c'è nello sfondo un gattino e all'interno c'è un soft matte lip cream. Comunque io so che in questo calendario ci sono prodotti tipo illuminanti ombretti e prodotti per le labbra, che poi sono i prodotti che mi piacciono di più e che utilizzo di più. Questo è un soft matte metallic lip cream, ha 4,7 ml di prodotto all'interno, quindi c'è abbastanza prodotto pur essendo davvero molto molto piccolo. E nella colorazione, comunque 18 mesi di PAO. Vediamo com'è la colorazione, anche se mi sembra molto molto glossato. Infatti diciamo che non ha una vera e propria base questa colorazione qua ed è molto molto chiaro. Non so se effettivamente lo utilizzerò così com'è, magari lo utilizzo al centro della palpebra oppure per illuminare qualche altro rossetto. Come colorazione non è male, però dà un po' troppo sul pescato e sapete che io queste non le utilizzo tantissimo perché mi rendono un po' i denti più gialli, non me le vedo addosso perché non lo so, non sta bene secondo me con i miei colori, però posso utilizzarlo su altri rossetti oppure su altre matite, magari una matita un po' più scura e questo risalta un pochino. E niente, quindi questo è quello che c'era nella seconda casellina in tutti e tre i calendari. Fatemi sapere qual è la sorpresina che avete preferito in questa giornata. Fatemi sapere come sempre quali calendari voi avete aperto, quali sorprese avete trovato. E ci vediamo domani per la terza casellina. Ciao!